Ma come Sergei, un bel gol, Lazio vince. Sì, tutto contento, certo che sarò contento dopo una partita da giovedì che abbiamo fatto male, abbiamo oggi vinto, quindi sicuramente che siamo tutti contenti. Senti, terzo posto, per te il gol che è un po' la liberazione, sentivi un po' la pressione, ogni tanto qualcuno dice ma non segna. Sì, sì, sicuramente che mi aiutava tanto perché avete già iniziato a scrivere come non ci sono, però dai, lasciatemi un po' di tempo e torno. Stai tornando. Senti, la Lazio invece è in campionato una faccia completamente diversa. Cioè, perché questa doppia faccia? L'Europa League è stata così, però il campionato è un caterpillar, non si ferma mai. No, ma anche giovedì, secondo tempo, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto tante occasioni, solo che non volevo entrare, quindi sul campionato è entrata. Sergei, secondo te potete conciliare il cammino verso la Champions? Potete conciliare il cammino verso la Champions con la qualificazione sedicesimi di Europa League? Cioè potete riuscire a fare entrambe le cose o è un dispendio di energie eccessivo? Ma è difficile perché si gioca giovedì sera, poi quando giochi fuori casa torni tardi, però se si fa un recupero bene sicuramente che si può anche giocare con freschezza domenica. Che impressione ti ha fatto il Lecce e che cosa hai da dire in occasione del rigore fischiato su Mancosi? Mi hanno detto che non c'era, l'ho toccato poco, però se adesso ogni tocco così come oggi fischiano si fa 10 rigori al partito. Senti, questa Champions League quest'anno la sentite più vicina, è un obiettivo di quelli che non mollerete fino alla fine? È tutti anni quello l'obiettivo, se adesso siamo il terzi speriamo rimanere là fino alla stagione. Critiche e giudizi verso nei tuoi confronti sono sempre... Cosa? Critiche e giudizi nei tuoi confronti sono abbastanza severi da parte della stampa, devi essere un po' sotto pressione da quel punto di vista. No, a me anche piace qualcuna volta essere sotto pressione, così gioco meglio. Tanti vicini miei dicono che riesco a fare bene con la pressione. Grazie. C'ho il volo.